Una carriera strabiliante, un nome legato in modo indissolubile alle imprese sportive di una città, la sua Prato, e della Nazionale Azzurra. Zainko Bilica è tra gli atleti più rappresentativi nella storia della pallamano italiana. I numeri, strabilianti pure quelli, ne descrivono forse solo in parte le gesta, la forza. Dicono certamente cos'è stato per Prato e per la Nazionale. Era lui il capitano di quell'Alpi che alla fine degli anni 90 faceva suoi due scudetti e due edizioni della Coppa Italia, frantumando record su record. Era lui il trascinatore di quell'Italia che sempre in quegli anni approdava per la prima volta nella sua storia ai campionati mondiali e che conquistava la medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo. Oggi, tutte insieme Prato, la Nazionale e la pallamano italiana hanno onorato Zainko Bilica, l'uomo e l'atleta, nel giorno in cui il palasport cittadino è diventato ufficialmente il Pala Zainko Bilica. Tanti i volti sul campo e fuori che hanno reso onore a Bilica in una sorta di viaggio tra passato, presente e futuro della pallamano italiana, e tutto ovviamente sul campo, con un torneo giovanile, con una partita tra gli amici di Zaim e soprattutto con un amichevole in famiglia tra i ragazzi delle nazionali seniores e under 19, il raduno in questi giorni tra Borgo, San Lorenzo e Prato. Un bel momento, ma anche un test importante per Riccardo Trellini e per lo staff tecnico azzurro, in chiusura di stagione con la testa agli appuntamenti internazionali della prossima stagione. Una cosa meravigliosa, la nazionale qua, gli amici di Zaim, i ragazzini che Zaim adorava e che, ai quali voleva insegnare veramente la grinta sportiva e della vita, per me infatti mi viene da piangere, è meraviglioso, meraviglioso. È la nuova generazione, mi auguro che veramente abbiano la stessa voglia di vincere che aveva Zaim, sia prima che anche durante la malattia, quindi forza veramente, perché la pallamano deve andare avanti, viva lo sport, ma soprattutto la pallamano. La cosa bella di Zaim, la prima cosa che mi viene in mente è che Zaim era una persona, capitano di quella squadra, una squadra assolutamente multietnica, eravamo pochissimi gli italiani, diciamo italiani con cittadinanza italiana in quella squadra, ma Zaim riusciva a mettere d'accordo teste diverse, cioè quindi etnie, religioni, aveva una capacità di far convivere veramente eterogeneità all'interno della stessa squadra. E anzi, devo dire che la forza di quella squadra era proprio le diversità che erano all'interno di quello spogliatoio. Quindi Zaim è stato il capitano, e quindi oggi, che a distanza di 2 anni dalla sua morte, noi ci ritroviamo qui e ancora ci abbracciamo, ci beviamo una birra ricordandolo, penso che questo sia il ricordo più bello che ha lasciato. Siamo onorati di stare qua e di fare questa partita in onore di Zaim, che è stato uno dei migliori giocatori della nazionale italiana, soprattutto nel periodo d'oro della nostra nazionale, e noi speriamo che onorarlo oggi sia un buon viatico anche per questa nuova nazionale.